Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale. Se questa è la vostra prima volta qui, ciao, mi chiamo Francesca e per il video di oggi non si parla di make-up tutorial, prodotti nuovi, skincare, cura dei capelli, nuove palette, nuovi lanci, ma si parla solamente di pregiudizio, che è una parola che ultimamente ho costantemente in testa. Questo video è sia uno sfogo, ma anche un discorso che vorrei arrivasse a più persone possibili, perciò io ho intenzione di usare le mie possibilità, ossia questo mio canale YouTube, per comunque sia far arrivare queste mie parole a più persone che io conosca o che io non conosca. Volevo lanciare innanzitutto un hashtag che adesso vi spiegherò. L'hashtag è No Shame on Makeup. Oggi è un video un po' così, se volete sapere un po' di che cosa vi voglio parlare, di cosa tratterà questo video, continuate a guardare. Allora, no shame on makeup, perché questo hashtag? Perché comunque sia, spesso di recente, comunque quando capita di, che ne so, incontrare persone nuove, eccetera, eccetera, sai, si dice va bene, ok, dammi il tuo Instagram, ti aggiungo su Instagram, qua, là, poi aprono il mio profilo di Instagram, ah, ma tu sei una youtuber, ah, ma a te piace il trucco? Ma tipo, sapete quelle facce della serie? Questa ci tengo a dire che non è una cosa che mi capita sempre, anzi, molte persone hanno reagito al contrario, della serie, wow, ti piace il trucco, fantastico, se fai la youtuber, fantastico. Ci tengo a dire che io non mi sento una youtuber, perlomeno per il momento, non mi ci sento affatto, mi sento solo una persona che pubblica video su YouTube. Non so quale sia bene la differenza. Però, appunto, comunque sia, spesso nell'ultimo periodo mi sono come vergognata di dare il nome del mio profilo Instagram appunto alle persone che conoscevo in giro, perché ovviamente non è che tutte le persone sono appassionate di make-up e quindi magari, non lo so, conosci un nuovo amico, gli dai il nome del tuo profilo su Instagram, lui vede il tuo profilo su Instagram e quindi volevo un po' mettere in chiaro alcune cose. Cioè, mi guardavano tipo della serie A, guarda questa che si mette a fare la cogliona su YouTube. Va bene, per carità, ognuno ha la sua opinione e ognuno è libero di pensare quello che vuole, anche che io sia una cogliona. Però ecco le cose che volevo dirvi. Mi sono segnata una lista di punti perché molto spesso perdo le parole, poi me ne dimentico, poi chiudo il video, lo edito e penso sempre, ma quella cosa non l'ho detta. Pollice in su se capita anche a voi. Comunque sia, appunto, nell'ultimo periodo in realtà, spesso quando mi chiedevano, ok, tu vuoi fare questo lavoro, ma se non riuscissi a fare questo lavoro, cosa vorresti fare? Io personalmente vorrei lavorare come makeup artist perché è una mia passione. Però mi sono ritrovata a vergognarmi e a dire un'altra cosa perché comunque le persone, molte persone, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, molte persone credono che chi comunque sia appassionato di make-up o chi si trucca abbia un quoziente intellettivo sotto la suola delle scarpe. E quindi niente, quindi ho preferito dire un'altra cosa, ma dopo un po', riflettendoci, mi sono detta, cavolo, Francesca, ma che... Cioè, ragazzi, io per tanto tempo mi sono negata delle cose soltanto per paura del giudizio degli altri e oggi, adesso, ho deciso di smettere, di non vergognarmi più di quello che sono, di quello che faccio e voglio dire soltanto delle cose. Punto primo, se mi piace truccarmi non vuol dire che sono stupida, non vuol dire che guardo solamente il lato superficiale delle cose, della mia vita, delle persone, non vuol dire che mi interessa solo l'estetica, non vuol dire niente di tutto questo. Se mi piace il make-up è perché mi piace essere creativa e mi piace usare cosmetici così esattamente come mi piace usare gli acquerelli, la macchinetta fotografica, il carboncino, eccetera, eccetera.
se mi trucco o se trucco altre persone o se faccio video in cui mi trucco su YouTube, non vuol dire che faccio solo questo nella mia vita, anzi sono fortunata, diciamo, perché nella mia vita ho un sacco di cose da fare, ho un sacco di passioni e mi piace anche che queste passioni si intreccino. Per me il make-up non è un'ossessione quanto una passione, così come ne ho tante altre e mi ritengo una persona molto fortunata ad avere tantissime cose da fare, ad avere anche gli strumenti per poter pubblicare video su YouTube, anche se ovviamente non è facile incastrare tutto quanto e se qualche YouTuber mi sta guardando probabilmente lo saprà. Punto numero due, io non uso il make-up per sentirmi più sicura di me stessa. Ho tantissime insicurezze, ma parliamoci chiaro, chi non è insicuro di qualcosa di se stesso? E soprattutto di certo non è la mia faccia struccata a farmi paura. Non so come, penso di aver riassunto questo concetto abbastanza bene, poi se non vi è chiaro ci sono i commenti qui sotto, possiamo aprire una bella discussione e fatemi sapere come la pensate. Piccolo reclamo, ragazzi, quando una donna si mette un rossetto non vuol dire che deve per forza rimorchiare. E quando una donna esce struccata non vuol dire che è per forza una deficiente. Cioè, nel senso, io non capisco questa società quanto è strana, perché se ti trucchi non va bene, se non ti trucchi non va bene lo stesso, se metti ombretto e labbra molto molto scure, automaticamente sei truccata pesantissima, ma dove vai? Non so che dire, cioè, veramente ho perso parole per questa società. Quello che voglio dire io a tutte le ragazze che mi stanno guardando è: ragazze, non fate come me che per un sacco di tempo mi sono vergognata di truccarmi come mi piaceva di più per paura che quella determinata persona mi dicesse: oh mio Dio, quanto ti sei truccata. Non lo fate, non lo fate, anche perché qualunque cosa vi dica, cioè qualunque cosa voi facciate, ci sarà sempre qualcosa che non va. Se quella determinata persona sta lì puntigliosa a dire: oh mio Dio, quanto ti sei truccata, o che fai, oggi non ti trucchi, o qualunque cosa nella vita, cioè nel senso anche: oh mio Dio, quanto sei andata male a quell'esame o quello che volete, iniziate a pensare che forse non siete voi il problema, forse è quella persona che guarda costantemente quello che fate il problema. Altro punto a cui non posso credere, veramente, siamo nel 2017 e ancora sento persone dire: ma che fa un uomo che si trucca? Ragazzi, veramente, dai, su, non ho parole. Il trucco, come dice Loretta Grace, è per tutti, ma soprattutto il trucco è per tutte le persone che vogliono truccarsi. Ma dai, veramente, ci sono ragazzi ormai veramente molto più bravi della maggior parte delle ragazze o delle youtuber donne che conosco. Quindi, per quale motivo loro non dovrebbero avere il piacere di truccarsi o loro non dovrebbero avere la passione di truccarsi? Cioè, veramente nel 2017 vi dà ancora così fastidio vedere un uomo che si trucca? Cioè, io vi dico un attimo, fermatevi, rendetevi conto che non siamo più nel Rinascimento e poi ritornate nel 2017. Vi giuro che quelle persone io non le posso sentire. Quindi, ragazzi, ragazze, mi riferisco proprio a tutti i generi di persone, non vergognatevi di truccarvi come ho fatto io negli anni scorsi. Capisco che per me che sono una donna, probabilmente e logicamente è un percorso molto più facile di quello che può essere per un ragazzo, apposta perché ci sono ancora persone che vivono nel Rinascimento. Però comunque sia, non abbiate più paura di esprimere voi stessi. Lasciamo perdere le regole, lasciamo perdere tutto quanto. È come, a me piace disegnare, è come se io prendo il mio carboncino, disegno un cavallo e poi lo coloro di blu. Perché nell'arte è accettata questa cosa e nel make-up no? E nulla, basta, mi sono stufata, mi sono veramente stufata. Da oggi in poi mi truccherò come voglio, non mi vergognerò più di indossare un rossetto scuro con un ombretto intenso o comunque le ciglia finte, perché mo sento molte persone dire: oddio, che schifo le ciglia finte.
E io capisco il fatto che non piacciano, ma non capisco il che schifo perché non sono i peli del mio cane. Va bene, dopo questo sfogo mi ricompongo e veramente, veramente vi voglio chiedere aiuto. Fermiamo tutti questi pregiudizi, fermiamo tutta questa vergogna. Dov'è finita la leggerezza? Io sento un sacco di mie amiche che hanno paura di truccarsi perché poi chissà che gli dicono, cioè, ma raga, basta! Perciò, ripeto, voglio lanciare questo hashtag, lo voglio vedere su tanti vostri post di Instagram. No shame on makeup, mi raccomando, ci tengo tantissimo. Se ve la sentite di condividere questo video su Facebook, non sarebbe male perché, insomma, secondo me più diffondiamo una cosa del genere e più è meglio, e non lo dico per le visualizzazioni a questo video, siete liberi anche di supportarmi con un semplice pollice in su. Vi ricordo, se vi piaccio, di iscrivervi al mio canale e scusatemi per lo sfogo, ma credo che fosse alquanto necessario. Perciò vi mando un grosso bacio e vi auguro una buonissima serata e ci vediamo nel video di domani. Ciao ragazzi!